Di Alessandra Arachi la domanda. Originariamente nata da un appello di FIE e da un emendamento contro il quale le 5 Stelle si sono messe in fila, è nelle mani della Giunta delle elezioni del Montecitorio da sinistra. Umberto Bossi, Roberto Speranza e Eugenia Roccella ci sono ancora seggi contestati tra quelli assegnati nelle ultime elezioni politiche. In gioco ci sarebbero 13 collegi uninominali che sono stati vinti con uno spreco minimo al Rosatellum. Questo sostiene uno studio commissionato dagli M5, dove si dice che questo gioco possa coinvolgere 30 parlamentari nine tra coloro che sarebbero stati ripetuti e quelli a rischio di posto. Accettare questo studio tra quelli in bilico c'è anche il ministro Eugenia Roccella, con Umberto Bossi e Roberto Speranza. La domanda nelle mani della Giunta delle elezioni della Camera, in cui lo scontro è andato da tempo ed tra Forza Italia e M5. Il tutto deriva proprio da un appello azzurri, in particolare di Andrea Gentile, che in Calabria è stato sconfitto per alcune centinaia voti da Anna Laura Orrico, della M5. Nel Consiglio Pietro Pittalis, FI, ha presentato un emendamento sulla validità o la nullità delle carte alle politiche il centro propone in cui i voti sono stati espressi in diversi elenchi a sostegno dello stesso sono stati espressi candidati validi nei college non nominali, ora considerati nulle. LM5S si è schierata contro l'emendamento, parlando del rischio di sovvertire il voto di cittadini. Secondo il movimento, che ha presentato un parere legale, l'accettazione dell'emendamento importerebbe un grande ritorno, non solo dei seggi contestati, coinvolgendo quasi 40 attuali deputati di tutte le parti. Non è una questione tecnicismi, ma tentativo della maggioranza di ribaltare le regole del voto ex post, ha detto il leader dell'M5S Giuseppe Conte già diverse settimane fa, contestando il appeal che potrebbe innescare meccanismo flipper con conseguenze imprevedibili. Anna Laura Orrico, tuttavia, anche se dovrebbe perdere contro Gentile, dovrebbe essere pescato nel multinominale. Ma la pinna poteva determinare gli sconvolgimenti. Accettare allo studio commissionato dagli M5, oltre a Roccella, Speranza e Bossi, Elisabetta Piccolo, Roberto Giachetti, Katia Polidori, Andrea Cassu potrebbe rischiare il seggio. Lucia Annibali, il candidato avvocato in Tuscany il terzo polo, invece può sperare in una ripetizione. Secondo i calcoli dello studio presentato dalle 5 Stelle, sarebbe sufficiente che su 58.240 carte nulle il centro ha recuperato 85 per cambiare la della di seggi in diverse circostanze. L'effetto diretto sarebbe quello di un seggio extra attribuito al terzo palo e un posto in meno al Partito Democratico, quello di Marco Simiani. L'ex sottosegretario allo sport Valentina Vezzali è anche tra i 4 candidati dei ultime politiche che possono sperare in una ripetizione. Non è escluso che potrebbe esserci anche un impatto su elenchi che non hanno raggiunto il 3, come Europa. Controverse Elie.